portato la pizza di Furby? E tu quando la fai la colazione? E allora, leggi il libro mentre fai colazione, amore, che dobbiamo andare a scuola. Furby! A cosa ha fatto una puzzetta? Buongiorno da Moira. Moira Orfei, stamattina inguardabile. Io, Marek e i furbi, vi diamo il buongiorno. Furbi, adesso mamma sta parlando. No, due chiacchiere tra amici, sto parlando con le followings. Comunque, per me oggi è venerdì. I furbi non mi faranno dire una parola. Per me oggi è venerdì, giornata di spesa. Furbi. Comunque, vi dicevo, per me oggi è venerdì. Oggi andremo a fare la spesa. Marek andrà a scuola e avrà anche una passeggiata con la scuola. Andranno a seminare, non so cosa, me l'ha spiegato ieri la maestra. Comunque, ieri a Marek ho preso il figlio di Furby. L'ho preso a Carrefour, ma se volete lo trovate anche su Amazon. Fatemi sapere se volete il link, ve lo lascio qui sotto. È questo qua piccolino. È graziosissimo. Su Amazon c'è il ciuffoloso e tutto diverso. Invece noi l'abbiamo trovato su Amazon. Su Carrefour. Sì. Comunque, è troppo carino. Sono un po' fastidiosi questi furbi. Però diciamo che a Natale mia zia Sonia gli ha regalato Furby, quello lì grande, Marek. Questo viola. Ve l'ho fatto vedere diverse volte. E sono tanti furbi. Sì, ci sono tanti furbi grandi, ma sono molto fastidiosi. Perché parlano. E ballano, e cantano, e urlano, e stramazzano tutto il giorno. Per un po' l'avevamo spento, perché io non lo sopportavo più. Poi Marek giustamente ha detto: oh, mamma, io voglio giocare con furbi. Vabbè. Comunque niente, ragazzi, oggi andremo insieme a fare la spesa. Ho detto che andremo insieme a fare la spesa, furbi. E vi porto con me. Ore 11:10. Ho lasciato mia mamma, che come vi ho detto, ve l'ho detto o non ve l'ho detto, forse ve l'ho detto su Instagram, non me lo ricordo più, che doveva fare una visita oggi. Sapete che io l'accompagno alle visite, eccetera, eccetera. Quindi l'ho lasciata lì, anche perché tanto io non posso entrare. E sono venuta a farmi la spesa, così approfitto, faccio tutte e due le cose e ottimizzo i tempi. Anche perché dovrebbe venire a pranzo mio marito oggi, perché essendo che ha diluviato ieri, le strade sono ancora un po' bagnate e quindi una volta che finisce i lavori che ha da fare in magazzino torna a casa e dovrebbe mangiare a casa. Dico dovrebbe perché poi le cose cambiano sempre. Comunque non vi ho detto perché mio marito, vabbè, non vi ho detto che abbiamo finalmente acquistato il televisore che dovevamo acquistare a novembre, ottobre. Se vi ricordate, eravamo molto indecisi se metterlo, non metterlo, cosa fare. Poi avevamo detto sì, poi no, poi sì, poi non trovavamo il prezzo giusto. L'abbiamo presa alla fine su Amazon, una televisione molto basic, cioè non abbiamo pretese, e mi pare di averla pagata 128 euro. Comunque poi quando mi arriva io vi lascio il link se siete interessate, andate a vedere. Ed è una smart TV 32 pollici, semplicissima, tanto noi i canali normali comunque non li possiamo vedere perché da quel lato non abbiamo l'antenna e non mi interessa neanche fare tutto il lavoro perché la TV normale non la guardiamo quasi mai e comunque ce l'abbiamo in soggiorno, voglio dire, cioè avete presente com'è casa mia, non vivo in una reggia, quindi cioè, la seconda TV in realtà è anche un po' superflua, nel senso che non è che era proprio essenziale, ma dato che io passo la maggior parte del tempo in cucina e avendola in soggiorno dal lato, diciamo, ci dà le spalle in cucina, non si può mai vedere. Non tanto quando siamo a tavola, ma è veramente una cosa più che altro per me, perché appunto quando cucino mi fa piacere avere la TV, la compagnia, guardarmi un video e magari non metterlo sul telefono, sul tablet, che io sono pure un po' coccicata, devo sempre stare lì vicino, quindi mi fa piacere, vi dico la verità, per me è comodo avere la TV in cucina. Quindi toglieremo le mensole, dobbiamo stuccare, dobbiamo verniciare quella parte lì e mettiamo il televisore, dovrebbe arrivare l'8 maggio, quindi bisogna fare tutto un lavorone, dovrà fare poi mio marito tutto un lavorone di fili, deve collegare, fare fuori, per queste sono robe che fa lui, mio marito
solito prima di fare questo lavoro era elettricista, quindi se la cava abbastanza bene. Niente, adesso prendo tutto e vado a fare la spesa. E sono proprio contenta della TV, non vedo l'ora. Forse no, sì, le Bose 4:40. Mio marito mi ha obbligato a scendere. Io non avevo nessuna voglia. Ho detto vai a prendere mare, che poi fai quello che devi fare da solo. Invece no, vieni anche tu, vieni anche tu. Quindi mamma mia, sto parlando malissimo. Stiamo andando alla prealpina perché, come vi ho detto in qualche clip fa, abbiamo finalmente, siamo decisi dopo quasi un anno di comprare il televisore in cucina. E quindi stiamo andando a prendere tutte le cose che servono a mio marito per fare il lavoro. E deve andare per forza lui, perché tanto io non ne capisco nulla. Inoltre voleva approfittare che siamo alla prealpina e prendere una latta di bianco per fare quella parte che vi dicevo che poi va struccata e imbiancata, così mi tolgo anche il pensiero. E basta, quindi niente, ora siamo qui, prendiamo tutto quello che ci serve e poi ce ne andiamo sicuramente al bar, perché Marek starà letteralmente morendo di fame, poverino, quando esce da scuola ha sempre fame. E poi a casa, che ho tantissime cose da fare. Giorno dopo, io finalmente con i capelli puliti, li ho lavati ieri sera alle 11, sto facendo colazione, stamattina super tazza di latte, uno perché è sabato e quindi ho tutto il tempo, perché non devo portare Marek a scuola, non devo andare a prendere mia mamma, non devo portarla a fare delle visite eccetera eccetera, e due perché mi fa male la gola, sono tutta sbracciata, ho dormito così con il pantalone lungo ma tutta sbracciata perché avevo caldo, però mi fa male la gola, mi sento un pochino tappata, penso sia normale, no? Visto che un giorno è inverno e un giorno è estate, ieri era estate, ieri pomeriggio, la mattina no, invece l'altro giorno era proprio inverno, faceva proprio freddo, quindi penso sia abbastanza normale, prima o poi me la beccavo un po' di mal di gola. Comunque, scusate, mi bevo un po' di latte. Marek sta guardando Canale 5, sta facendo colazione con la crostatina, io stamattina con la marmellata e le fette biscottate, con le integrali. Comunque qui oggi passa il Giro d'Italia, quindi dopo le 11, 11 e mezza, non mi ricordo se alle 11 e mezza o a mezzogiorno, chiudono le strade fino alle 3 e mezza, per cui oggi siamo praticamente bloccati a casa fino alle 3 e mezza, perché dove vado? Cioè, poi va a finire che devo tornare a casa tardi, e mio marito appunto tornerà a casa per le 11 e mezza, a mezzogiorno sarà qua, perché appunto chiudono le strade e poi non può più tornare, per cui siamo a pranzo tutti insieme, quindi oggi vedo un pochino cosa fare, voglio fare una cosa leggera perché oggi è sabato, quindi stasera pizza. E poi oggi pomeriggio in realtà non l'ho comprata ieri, sapete che ieri siamo andati alla prealpina, volevo prendere anche la latta di bianco, mi è venuto un flash che io quando abbiamo sistemato il muro qua ho imbiancato con mio marito e avevamo ancora un po' di bianco, visto che devo fare proprio praticamente un pezzettino, voglio vedere se mi è avanzato, così non spendevo ulteriori soldi, perché credetemi ragazzi, per comprare 4 pezzi, Marek piano amore, abbiamo speso 50 euro, no 44, cioè quasi quasi...
45? Sì. Quasi quasi abbiamo speso più per fare tutto il filo, tutto fuori, che la televisione. Però, vabbè. Amore, c'è il TG, abbassi solo un poco poco il volume, mamma. Poco poco. Certo, grazie. Piano quando scendi dal tavolo, mare, che è una scimmia. Non si siede sulle sedie, si siede sul tavolo. Comunque, ho detto, se riusciamo a risparmiarci di questi soldi del bianco, bene, vediamo, se no lo vado a comprare, perché così faccio tutta questa parte, sono i buchi ancora vecchi, stuccati, ma ancora da imbiancare, e vediamo, se lo devo comprare mi faccio anche questa parete qua. Questa qua dove c'è la vetrina. Comunque, niente, ragazzi, finisco la colazione, bevo il mio latte bello caldo che c'è proprio mal di gola, e ci vediamo. Domani. No, dopo. Ah, dopo. Siamo tornati adesso a casa perché stamattina siamo usciti, ci siamo fatti una bella passeggiata con Marek. Siamo andati anche al tabacchino e abbiamo preso la gomma profumata della Legami. Profuma veramente, è proprio carina. E poi siamo andati al bar, mi sono presa un caffè perché poi è venuto mio marito, è tornato da lavoro, vi dicevo che tornava prima perché hanno chiuso le strade. E siamo presi un caffè con mio marito, siamo andati in ferramenta e siamo tornati a casa. Una bella passeggiata, ragazze. Io ieri ho rivoluzionato, è un parolone enorme. Comunque ho sistemato un pochino un angolino qui in soggiorno, ho tolto la pianta che non lo so, non mi piaceva più come stava, l'ho rimessa su al suo posto nel piccolo disimpegno che abbiamo su nel piano superiore. E qui ho sistemato un pochino, ho ripristinato un mobiletto che avevo comprato all'IKEA, che avevo messo qui 2 o 3 anni fa. Non le cancella, amore! E cancellerà solo le matite. E l'avevo messo all'ingresso, poi l'avevo spostato, poi l'ho portato in garage perché mi ero stufata, adesso l'ho ripreso, io faccio sempre così, lo sapete. Adesso vi faccio vedere, vi lascio il video perché tanto Marek adesso mi parlerà 50.000 volte delle sue penne legami, quindi vi lascio il video dove ho sistemato un pochino e poi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, vi ho fatto vedere praticamente, come vi dicevo, ho ripristinato questo qui che è un portapiante IKEA, proprio si chiama proprio portapiante, e l'avevo preso 2 anni fa, 2021 se non sbaglio, da IKEA. E inizialmente, ragazzi, l'avevo messo qua, non so se ve lo ricordate, per dividere un po' la zona giorno. E poi mi ero stancata perché basta, io sono così. Mi ero stufata, l'avevo spostato, rispostato e poi l'avevo portato in garage e ho detto vabbè, se poi mi verrà voglia lo riprendo. Infatti adesso mi è venuta di nuovo voglia e l'ho ripreso e devo dire che per adesso mi piace molto. Allora, la mia idea era quella di mettere comunque delle orchidee vere, ma sapete che il mio pollice non è proprio un bel pollice verde, però siccome mio marito gli ho chiesto per la festa della mamma se mi regala una bella orchidea, lui mi ha detto scordatelo, io quelle povere piante non le voglio vedere morire, mi ha regalato un portafoglio nuovo, quindi grazie. E dopo magari se mi ricordo ve lo faccio vedere, visto che il mio che mi aveva regalato Anna della Guess si è distrutto, avevo anche quello lì di Filomena che mi aveva mandato Filomena. Però era troppo piccolo per me e quindi avevo bisogno di qualcosa di cicciotto. Però ho detto: ma sì, poi me lo prendo, poi me lo prendo. E niente, mio marito me l'ha regalato. Comunque, questo è quanto. Questa qui, questo portacandele, molto molto carino, l'ho preso sul sito di Cristina Dolcini. Mi pare di averlo pagato 7-8 euro e arriva così con anche la candela ed è troppo bellino.
un po' natalizio, ma a me le renne piacciono, mi piace averle tutto l'anno, non le ho mai, però mi piacciono e niente, mi fa molto stile nordico, quindi mi piace proprio la forma, anche se non ci fosse stata la renna ed era solo a casetta, l'avrei preso lo stesso perché mi piace tanto. Volendo, se vi sa un po' di natalizio, si può girare, ecco qui, e lasciare così e poi magari sotto Natale girarlo con la renna o nel periodo invernale, ma a me piace talmente tanto la renna che quindi lo lascio così. Questa scritta è quella che si era rotta, devo sempre incollarla. L'ho messa qua, la pianta questa qui è vera, sta crescendo bene, ragazzi. Sembra che qui stia bene, prenda abbastanza luce, speriamo, vediamo. E qui questa orchidea qui è finta, è quella lì di IKEA, però appunto io volevo prendere una bella orchidea, bella, 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 metterla lì e sperare che viva. Poi lì ho messo questa cesta sempre di IKEA, preso tantissimi anni fa. Perché si abbina con il vaso, questo qui, sempre preso da IKEA tantissimi anni fa, e gli abbiamo messo dentro il telecomando. Qui manca sempre il pavimento. E alcuni di voi mi chiedono: ma Chiara, perché non lo ripristinate? Allora, sì, la mia idea era quella di ripristinarlo, ovviamente. Non l'abbiamo ancora fatto perché, come vi ho detto, forse solo su Instagram, ho intenzione. Nel più breve tempo possibile, in realtà non so la tempistica vera, di Abbiamo finito mettere, tempo. ho visto, di mettere la nuova pavimentazione. Quando abbiamo comprato casa, se guardate l'home tour, dentro l'home tour vi spiegavo che fra 4-5 anni vorremmo cambiare i pavimenti, perché quando siamo venuti a vivere qua non ne avevamo la possibilità. Non abbiamo la possibilità neanche adesso, quindi in realtà vediamo. Per cui era già in programma per me un domani di cambiare la pavimentazione. Ora me lo tengo così ancora un po' e vediamo se riusciamo entro un anno a mettere i pavimenti bene. Se vedo che la cosa va troppo alle lunghe, proviamo a ripristinarlo. Cioè, mi spiaceva far mettere lì mio papà perché me lo farebbe lui, tagliare la piastrella, sistemare per poi magari fra 6 mesi riusciamo a cambiare i pavimenti e devo far togliere tutto. Quindi non lo so, vediamo. Comunque, tanto è nascosto, non si nota, bisogna proprio andare a vedere. È brutto, sì, è bruttissimo, sì, pazienza, me lo tengo così. E poi il tavolino invece che avevo messo lì con la mostela, l'ho messo qua. Ecco qua. Che mi piace tantissimo. E lì ho messo anche un bruciatore della Yankee. Così. Allora, qui sto bruciando una tarte, l'ho già bruciata stamattina, poi l'ho spenta. Questo purtroppo si è rotto. E qui ho messo questi fiorellini qua, finti, molto plasticosi, presi su Temu. Sì, sono abbastanza plasticosi. Sono carini, ma sono molto plasticosi. Comunque qua ho messo il tavolino, mi piace. Poi devo mettere ancora i copricuscini perché ieri li ho lavati, visto che ho smontato ieri sera, mi sono lavata tutto il divano. E ora mi sono messa il pantalone del pigiama perché io in casa vestita non riesco a stare. Comunque, mi sono lavata tutto il divano e allora mi sono lavata anche tutti i copricuscini, li ho messi a stendere fuori. Niente, questo è quanto. Questo piccolo cambio look al soggiorno mi piace un sacco come sta. Bello, 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 bello. Allora, sono le 15:36. Mi è dato qualcosa nell'occhio. È un quarto d'ora che sono così. Comunque sono le 15:36. Mio marito ha già iniziato. Se faccio vedere. Allora, ecco qua. Abbiamo tolto le mensole. Poi dobbiamo stuccare, ovviamente. Ci sono tutti i buchi delle mensole. Abbiamo tolto le mensole. Adesso è appena arrivata la staffa da Amazon. Qua ne vedete solo un pezzettino. Eccola qui. E vediamo dove posizionarla perché dobbiamo vedere bene l'altezza della televisione. Mio marito sta prendendo tutte le misure. Amore, te le ricordi le misure della TV? Sì. 80x40. Ok, comunque, no, così è troppo bassa, amore. Io direi di metterla, guarda, a filo della vetrina. Bravo, ma un po' più giù. Boh, perfetta. Così, aspetta che guardo da lontano. Aspetta, aspetta, aspetta. Leggermente più giù, amore. L'abbiamo abbassata un pochino perché mi sembrava troppo alta. Fai vedere, amore mio, più o meno, dove va? La staffa? Sì. Oh, così va. Sì, così va bene. Prima era troppo alta. Ok, amore, perfetto. Centrale, quello là. Sì. Poi abbiamo pensato di andare da IKEA o da Leroy Merlin, non so in quale anno, qual era. Cosa vuoi, questo o la matita? La matita. E mettere qui sopra il termosifone una mensola. Poi dopo vi faccio vedere bene. Ciao papà. Sono arrivati anche i nonni.
Sono ormai le 9:30, io ho pulito tutta la cucina, anche il soggiorno, ho lavato per terra, ho fatto tutto, ho sistemato tutto. Sono rimaste qui a cena i miei genitori, ho fatto la pizza. Mio papà ha aiutato mio marito con il lavoro perché comunque c'era da bucare il muro esterno e ci sono i mattoni, quindi non è stato proprio un lavoro veloce. Poi hanno messo anche la staffa, hanno messo le prese, fuori hanno messo la canalina per coprire i fili e hanno fatto proprio un bel lavoro, devo dire la verità. E io mi sono pulita poi fuori tutto il balcone, le veneziane, però una cosa velocissima, gli ho dato proprio una passata veloce alle veneziane, giusto per non lasciarle tutte stramega impolverate e basta, poi me le farò a fondo bene anche con un prodotto apposta per il legno, così verranno belle pulite e sistemate, anche se sarebbero già da grattare un po' e da riverniciare perché il sole le ha praticamente bruciate. Hai messo il pigiama? Che bello che sei! Comunque, vi dicevo, abbiamo messo la staffa, siccome so che me lo chiederete, praticamente. Abbiamo messo appunto la staffa perché così possiamo spostare il televisore come vogliamo e non dà fastidio la vetrina, perché qui abbiamo la vetrina e comunque lo vediamo lo stesso il televisore anche con la vetrina. Poi quando arriverà il televisore vi faccio vedere, vi mostro un po' come l'abbiamo posizionata, eccetera. Però comunque possiamo spostarlo come vogliamo, la staffa si sposta in tutti i modi, quindi non abbiamo problemi se dobbiamo vederlo meglio. Vi dicevo, mio papà ha stuccato poi anche tutti i buchini delle mensole, l'ha fatto lui, se no in teoria l'avrei fatto io, però era qui, l'ha fatto lui e basta così. Domani o lunedì in realtà, vediamo un attimino, vado a grattare e vado ad imbiancare tutta la parete dove prima appunto c'erano le mensole, c'era il televisore e anche la parete questa qui della vetrina, così da fare un bianco tutto uguale perché comunque poi si vedrebbe che questo qui è un bianco vecchio e l'altro è stato appena dato. Tanto comunque ragazzi sono andata a controllare in garage, il bianco ce l'ho così non devo neanche stare a comprarlo e a posto. Quindi niente, tutto fatto. Mio marito mi ha anche detto che avendo noi Mediaset Infinity, mi pare, possiamo vedere comunque anche la televisione normale, Mediaset. L'unica cosa che non possiamo vedere è la Rai, però non importa tanto se voglio vedere qualcosa alla Rai, c'è cioè la televisione di là, e comunque io non è che guardo tanto la TV, come vi dicevo, più che altro. Sì, allora, Canale 5 è il canale che guardo di più di tutti, e poi dopo Canale 5 in realtà non guardo più niente, ogni tanto Italia 1, ma difficile, e più che altro appunto io mi guardo video, Netflix e tutte cose comunque tramite internet, per cui niente, sono contentissima, finalmente potrò vedermi Benedetta Rossi mentre cucino, cioè per me wow, così non la devo più vedere dal cellulare o dal tablet, che tanto il tablet non è mai con me, lo ruba sempre Marek perché il suo l'ha rotto. Niente, comunque ragazze, non vedo l'ora che sia mercoledì, così mi arriva finalmente il televisore, ve lo faccio anche vedere e poi vi farò vedere anche come abbiamo posizionato la staffa e tutto quanto. Questa staffa è molto comoda e simile all'altra perché il televisore si può spostare in tutte le angolazioni, di qua, di là, su, giù, perfetta. Niente ragazze, io adesso chiudo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi sia stato di ispirazione e noi ci vediamo mercoledì con un nuovissimo video. Ciao!